Buongiorno da Borgo Pignano, siamo collegati in diretta, sempre con Periscope, grazie ai potenti mezzi appunto che ci Sì. Con lei, eh? Elisabetta, e mi occupo appunto di tutti i trasformati, i prodotti che l'azienda agricola, diciamo, si appresta poi a vendere al pubblico. Soprattutto lavoriamo nei nostri campi cereali, è un'azienda biodinamica certificata. E pomodoro piuttosto che le marmellate, le composte, diciamo, che
i nostri prodotti. Che altro? Abbiamo un piccolo mulino che però bisogna spostarci se dobbiamo andare a vederlo, e la stanza dove lavoriamo il miele. Sì. Abbiamo anche gli olivi, quest'anno abbiamo fatto una produzione non troppo grande, ma insomma... Noi ci spostiamo wifi permettendo, ecco, quindi se salta il collegamento... che ci permette di ottenere una farina di ottima qualità, perché non avviene riscaldamento durante la macinazione e quindi insomma si conservano tutti i principi. È un mulino molto grande, quindi lo utilizziamo soprattutto per fare la... quindi da Borgo Pignano per quanto concerne è completamente un miele vergine, viene sottoposto a calore in nessuna fase del suo procedimento. Beh, diciamo che non si perde la tracciabilità, ecco, quindi è possibile dimostrare ai tanti clienti che arrivano poi da tutto il mondo, gli italiani chiaramente nella filiera, no, che divide il prodotto dal consumatore, è avvantaggiato, nel senso è una filiera molto stretta per chi arriva dall'estero. Pare incredibile, ecco, e qui viene chiaramente spiegato, fatto notare e vedere. No, anche le visite direttamente alle armi, si organizzano. Certo, quindi, certo, con lo scafandro. Sì, abbiamo quindi, il necessario anche per gli ospiti, quindi si può anche fare delle interessanti visite, perché è una vita molto complessa ma molto affascinante. Certo, poi l'abbiamo visto in un film con Alvaro Ruacher, dove appunto si vede che poi vestiti da... No? Da questa, no, questa tuta che sembra quasi da astronauti, no? Si può anche sfilare, no? Tranquillamente, si può fare una sfilata di moda, no? E essere apprezzati ugualmente. Tra l'altro noi, la persona che si occupa direttamente ogni anno cerca sempre di integrare il numero delle armi con le famiglie naturali, quelle che sciamano, vengono riprese di nuovo e portate. Non si fa allevamento di sciami, diciamo, che molte invece nel mondo è utilizzato molto, ma questo rende molto più deboli le famiglie, molto più attaccabili alle malattie, per questo abbiamo una crisi forte, un po' generale, in perdita di
di api, invece queste sono abbastanza forti per questo motivo. È un lavoro un po' più lungo, ma sono quanti api in bosco? Adesso abbiamo una cinquantina di arnie, erano quelle attuali, ne sono state raccolte nuove, altre 10, quindi sono una sessantina quest'anno di case, di case. Anche il Riviere è millefiori. Sì, è millefiori, perché come dicevo prima la botanica dell'oro non permette di avere delle monoflore, non ci sono zone tutte all'acacia o a castagno piuttosto che altre specie, ecco, quindi è un miele millefiori. Si riesce a fare leggermente la distinzione tra la raccolta primaverile e quella estiva, che è un bouquet, un aroma un po' diverso perché le fioriture cambiano e quindi